Ok, va bene. Allora, buon pomeriggio ancora e sì, sentite, sì. E benvenuti alla 11ª edizione della Festa della Scienza e Filosofia. Festa, Scienza e Filosofia. Io, poco competente di scienza e affatto competente di filosofia, mi soffermo sulla parola festa, perché festa significa condivisione, partecipazione. In questo caso è condivisione, partecipazione del conoscere, del sapere. E questa è, credo che, per me, che è la prima volta che partecipo come volontario, un modestissimo contributo. Intuisco che la caratteristica fondamentale di questa festa è la fruibilità, l'accessibilità, la comprensione del sapere. Tantissimi incontri in materie tra loro diverse, interessantissime, complesse, ho avuto la fortuna di ascoltarne tantissime e sono riuscito a capire, a comprendere e tornare a casa ricco di tanti dubbi e poche certezze, ma questi tanti dubbi è uno stimolo a voler ancora conoscere. Quindi sono veramente contentissimo, spero anche voi, ecco adesso mi ascoltate, ok, di questa festa e devo ringraziare il professor Pierluigi Mingarelli, quello che se l'ha inventata con lungimiranza, probabilmente tantissima, cuore, passione, e che è riuscito a portarla avanti per 11 anni. Chiaramente con la collaborazione della città di Foligno, del comune, della regione, di tantissime istituzioni nazionali e internazionali. Certo, devo ricordare l'impegno della Fondazione della Cassa del Risparmio che dall'inizio ha sostenuto questa iniziativa. Bravissimo professor Mingarelli, parteciperò alle prossime edizioni. Questa 11ª è importante perché il 2020 purtroppo è stata sospesa per i motivi che conoscete, il 2021 è stata riproposta online ma con grande successo e partecipazione. Quindi è importante questa del 2022, l'11ª, perché siamo finalmente vicini, presenti e fisicamente partecipi di questi bellissimi e importanti incontri. E hanno scelto il tema più opportuno, soprattutto anche alla luce di quello che purtroppo stiamo soffrendo, lo sapete benissimo, non c'è bisogno che ve lo ricordi. Il tema è riprendiamo il cammino, si era interrotto ma dobbiamo riprenderlo e questa sera e questi giorni lo stiamo riprendendo con tantissimi relatori, tantissimi interventi e adesso lo riprendiamo con il metodo TRIZ, anche non solo, ma io mi sono ho detto, fammi capire che è questo metodo TRIZ e quello di, però ho pensato bene che fossi tu a raccontarcelo e quindi siamo contentissimi di ospitare Emilio Sassone Corsi, fondatore e amministratore delegato di Glass to Power, laureato con lode in fisica con specializzazione in cibernetica, esperienza triennale nell'Information and Communication Technology. Non dico altro perché ho provato a sintetizzare le tue esperienze accademiche e imprenditoriali ma non ci sono riuscito, quindi ti lascio la parola e ti ringrazio. Mi sentite? Adesso sì. Ok.
Bene, allora, ovviamente grazie per l'ospitalità, grazie alla festa della scienza e della filosofia, un grazie ad Alessandro e ovviamente a Pierluigi Mingarelli, che è veramente una macchina da guerra spaventosa, e devo dire grazie a tutti voi che evidentemente per ripararvi dalla pioggia avete preferito rimanere all'interno della sala conferenze, che insomma è un modo anche per attrarre il pubblico, che non è male. Ok, parlerò della fabbrica delle idee. Dovete sapere che questa qui è una scultura realizzata da un certo Ferdinando Codognotto, che è uno scultore del legno molto presente a Roma, nella parte centrale di Roma vedete un sacco di sue sculture. Una scultura molto bella è la cometa di Halley all'interno della sala Nervi del Vaticano, e chiesi a Ferdinando Codognotto, che è un amico, di realizzarmi questa scultura esattamente all'ingresso del mio studio di casa. Questo sono io, evidentemente qualche anno fa, come si vede dai capelli. Io ogni volta che passo sotto questo arco mi immagino che a un certo momento mi spunti qualche altra idea e magari venga fuori qualche altra idea di business. Come vedete c'è una specie di cornucopia dove escono ingranaggi, varie cose strane. Questo sarà inventato assolutamente Codognotto, io non ho fatto nulla, gli ho dato semplicemente le dimensioni dell'arco. E dall'altra parte c'è un cervello, che una testa con un cervello che dovrebbe in qualche modo acquisire questi meccanismi e entrare nelle idee e capire un po' meglio come funzionano. Ovviamente è solamente un'immagine, però a me piace molto, insomma, quindi ogni volta che faccio chiacchierate su questo tema inserisco questo tipo di prima immagine. La fabbrica delle idee è ovviamente, noi tutti non è che capiamo bene come nascono queste idee, perché sinceramente anche se lo chiediamo non so, a Boncinelli come genetista o a Vallortigara come entomologo e antropologo, ho l'impressione che qualcosa ci dicono ma qualcosa non ci dicono, perché in realtà non si sa bene. Io presumo che il cervello sia una specie di organo, non è esattamente un muscolo, ma va in qualche maniera alimentato e attivato come un muscolo, e quindi continuamente sollecitato attraverso una ginnastica, e quindi trovare il modo di far generare queste idee attraverso un insieme di strumenti, e provo a vederne qualcuno con voi adesso per cercare di capire un po' meglio come il tutto dovrebbe svilupparsi. Quello che è certo è che il processo creativo ha un inizio, ha una fine, ma in mezzo c'è qualcosa, non si sa che cosa di preciso, ma che alla fine dà un senso alle cose che abbiamo fatto. Però noi siamo certi di partire da un punto e di arrivare a un altro punto. Quali sono questi punti? Normalmente si uniscono dei puntini, no? Incominci a acquisire dei dati, sai qualcosa, incominci a catturare delle informazioni che potrebbero servirci, a un certo momento incominci a dire, però qualche informazione di un certo tipo, qualche altra di un altro tipo, e quindi forse più che solo dati sono anche informazioni, quindi bisogna arricchire questi dati da altro tipo di contenuti e poi magari collegarli fra di loro e dire allora questa è conoscenza, allora cerchiamo di stabilire. Tipicamente l'innovazione, di cui parlerò tra un attimo, è in qualche maniera una specie di connessione tra conoscenze differenti, intersezione tra conoscenze differenti che in qualche modo generano qualcosa di completamente nuovo. Però la creatività è un'altra cosa, la creatività è qualcosa di completamente diverso da solo una razionalizzazione della conoscenza, è qualcosa che avviene a un certo momento nel nostro organismo, sinceramente non saprei nemmeno come, e quindi non ve lo dico ovviamente, però so quali possono essere gli strumenti per cercare di attivarla meglio. Uno di questi
è Intuiti. Intuiti è una, un gruppo di carte da gioco, diciamo così, sono 78 carte, che in qualche maniera studiate dal Politecnico di Milano, trovano il modo di farci focalizzare le idee su determinati soggetti grafici che in qualche maniera poi sono connessi fra di loro e generano, possono generare, ci aiutano a generare delle nuove idee. Io qualche volta lo uso proprio per cercare di fare questo tipo di sforzo, ve lo consiglio perché devo dire è un mazzo di carte anche molto divertente da capire, da sfogliare, può essere molto divertente. Un altro strumento sono le mappe mentali, queste le sapete tutti probabilmente, tutti quanti noi abbiamo utilizzato mappe mentali per razionalizzare un'idea. Questa è la mappa mentale delle mappe mentali. Come vedete al centro c'è un cervello e le mappe mentali si stendono su un foglio, si sviluppano degli argomenti, hanno dei rami, utilizzano delle parole, delle immagini, dei colori e così via, quindi delle connessioni. Tutto questo si viene rappresentato con al centro la cosa che vogliamo studiare, è un modo per cercare di capire in che modo è strutturata, come riuscire a sviluppare i vari argomenti all'interno delle mappe e come cercare di arrivare a qualcosa, qualche soluzione che possa essere più utile che semplicemente un atto creativo. Però ancora una volta stiamo parlando di qualcosa che alla fine razionalizza un processo, perché il processo di creazione da sola, quello, come vi ho detto, io non sono in grado di capire come avviene, però questi strumenti possono essere un modo per aiutare la creatività in qualche maniera e cercare di strutturarla meglio, perché alla fine comunque di questo bisogna comunque parlare, come strutturare meglio la creatività per renderla poi utile a noi stessi in qualche maniera. Facciamo un esempio. L'asfalto drenante, che uno dice, ma che caspita, ad esempio, l'asfalto voi sapete è quello che si usa per asfaltare le strade, e si chiama drenante quell'asfalto che in qualche modo consente di far percolare l'acqua nel sottosuolo e in qualche modo rendere l'asfalto il più possibile asciutto, in maniera tale che le automobili non vanno a sbattere fra di loro, insomma a scivolare su un asfalto che sennò sarebbe completamente liscio, no? Come si fa l'asfalto drenante? Che uno dice, l'asfalto drenante si fanno dei buchi nell'asfalto. No, in realtà l'asfalto drenante è fatto mescolando l'asfalto con delle zollette di zucchero, ok? E queste zollette di zucchero mescolate all'interno dell'asfalto e poi steso l'asfalto, asciugato l'asfalto, a un certo punto viene a piovere, le zollette di zucchero si sciolgono, creano queste voragini, questi piccoli pani all'interno dell'asfalto stesso che fanno percolare l'acqua all'interno. E abbiamo utilizzato un cambiamento di fase dello zucchero dal solido al liquido e in qualche modo è stato dilavato via per cercare di creare questi vani, questi piccoli vani, queste piccole aperture all'interno dell'asfalto, altrimenti non ci sarebbe stato il drenaggio. E questo è un tipico esempio in cui viene applicata una delle tante tecniche di Tritz. Questo signore si chiama Gerhard Altschuler, un russo che è stato per anni a capo dell'ufficio brevetti russo a Mosca e ha studiato centinaia di migliaia di brevetti e ha capito che c'erano dei temi che venivano continuamente e ripetutamente utilizzati per realizzare delle invenzioni e lui quindi si è inventato quello che lui chiama teoria per le soluzioni inventive dei problemi. No. Tritz sta
in russo, quindi non saprei dirvelo, però qui è scritto, significa proprio questo, cioè un sistema che consente di capire come riuscire a strutturare l'innovazione, l'invenzione, l'innovazione è qualcosa di diverso, l'invenzione, quindi come si inventano delle cose a partire da che cosa? Da 40 principi, sono questi qui, sono principi del metodo TRIZ, sono principi matematici sostanzialmente che consentono di dire prendo, per esempio faccio un cambio di fase ad un elemento di un sistema e in qualche modo ottengo un certo tipo di soluzione e così via, ce ne sono decine di esempi, questo metodo TRIZ è usato dappertutto ormai nel mondo, ovviamente Altschuler è diventato famoso su questo, ha scritto decine di libri su questo tipo di tema e devo dire è uno di questi metodi che viene studiato all'università proprio per cercare di far capire soprattutto agli ingegneri, più che ai fisici piuttosto che ai chimici, è più un metodo ingegneristico di immaginarsi l'invenzione, quindi una strutturazione più meccanicistica delle invenzioni, che però dà uno strumento formidabile in mano all'ingegnere, per cui spesso io ho trovato delle soluzioni che non erano immaginate prima e che in realtà bastava semplicemente applicare la regola 36 del TRIZ per riuscire a svilupparla. È davvero formidabile da questo punto di vista. Quindi diciamo, vi consiglio, esistono dei libri anche in italiano su questo, vi consiglio di utilizzarlo per chi è interessato a capire come si struttura una invenzione a partire da un'idea che magari uno ha e che però non riesce poi a concretizzare nella maniera giusta. Cos'è l'innovazione? L'innovazione non è invenzione solo, perché l'invenzione da sola, io invento una cosa, poi non la applico da nessuna parte e non serve a niente, insomma, in realtà. L'innovazione, secondo Edward Roberts, che è stato il fondatore, il capo della Sloan School of Management dell'MIT, nell'88 disse innovazione è invenzione più exploitation, che in inglese sta per sviluppo. No, quindi non c'è innovazione se non c'è mercato. Io devo prendere un'invenzione, portarla sul mercato e farla diventare innovazione. Se no, rimane un'invenzione magari interessante, ma che non serve a nessuno. Se non serve a nessuno, non è un'innovazione. E questo è un, come dire, c'è una certa differenza, quindi, per cercare di capire quali invenzioni poi diventano, possono diventare innovazione e come queste devono essere in qualche maniera sviluppate per portarle sul mercato, a quale mercato, come si fa a raggiungerlo e così via. E quindi qui vorrei dirvi un ciclo di vita delle idee, no? È chiaro che io parto da un'idea, quelle che ho sviluppato per esempio con il metodo TRIZ piuttosto che con le mappe mentali o qualcos'altro. Parto da un'idea e devo fare attività di ricerca e sviluppo, spesso tanta, poi vi farò un esempio di quanta attività di ricerca e sviluppo è necessario fare per sviluppare una cosa tutto sommato relativamente semplice concettualmente, ma che poi per svilupparla ci vuole molto tempo e molti soldi. Una volta che ho fatto delle attività di ricerca e sviluppo e ho davvero creato un'innovazione nuova che può andare sul mercato, ne faccio un prototipo, un'ingegnerizzazione di un prototipo per cercare di renderla il più possibile vicina a quello che il mercato richiede. A quel punto faccio quello che si chiama business model, faccio un modello che consente di dire va bene, adesso ho fatto questa invenzione mi sembra interessante, come la colloco sul mercato, chi mi dà i soldi, come faccio a ottenere dei ricavi per riuscire poi a vendere il prodotto e che in qualche modo mi consente di avere dei margini per poi sviluppare altro tipo di idee, altro tipo di
interessi e quindi ne devo fare un business plan. No, senza un business plan, che significa prendo un business model e lo sviluppo nel tempo e quindi dico, beh, il primo anno farò ricavi per X e possibilmente costi per Y magari minori di X, possibilmente, ma insomma forse il primo, il secondo, il terzo anno non ci riuscirò, ma al quinto anno ci devo riuscire, altrimenti a che serve questa innovazione? Se non la porto sul mercato e non faccio ricavi, con ricavi maggiori dei costi non c'è niente da fare, l'azienda è morta, quindi da qualche parte devo trovare il modo di andare sul mercato con dei margini che in qualche modo mi consentano di sviluppare e sopravvivere, e quindi significa fare execution, una continua esecuzione del business plan che consenta di sviluppare l'idea nella maniera migliore, e poi si ritorna all'idea, nel senso che in qualche maniera da tutto questo emergono nuove idee che in qualche maniera possono essere sviluppate in una maniera simile attraverso un ciclo simile per sviluppare tante altre cose. Se voi guardate, per dire, le aziende, quelle grandi, quelle importanti, storiche, tipo Philips piuttosto che Siemens, hanno migliaia di brevetti al proprio interno e nel giro delle centinaia di anni che hanno sviluppato il loro business hanno continuamente sviluppato nuove idee, hanno continuamente sviluppato nuovi prodotti e continuamente i nuovi prodotti in qualche maniera servivano per incrementare i ricavi e fare attività di ricerca e sviluppo per realizzare nuovi prodotti e così via, quindi è un ciclo continuo di questo tipo di attività. Va bene. Ok, quindi diciamo un ciclo di vita è sostanzialmente questo. Per sviluppare tutto questo mi sono inventato ormai diversi anni fa una metodologia che ho chiamato Nautilus. Nautilus, come sapete, è una conchiglia, la più antica conchiglia esistente al mondo, che guarda caso nasce da e si sviluppa secondo le regole della serie di Fibonacci. Fibonacci era un matematico famosissimo del 1200 che stabilì delle regole che guarda caso muovono tutto il mondo. Tutto il mondo è regolato dalla serie di Fibonacci, una cosa spaventosa, meravigliosa. E come sapete Nautilus è anche il sommergibile di Jules Verne che va a 20.000 leghe sotto i mari e che Jules Verne nel 1850 circa scrisse parlando di energia atomica quando gli atomi non si sapeva nemmeno che esistessero. Quindi era un rivoluzionario, un enorme fantasista, per cui ho detto Nautilus è il nome giusto di questa metodologia. Beh, la metodologia parte, è fatta da 10 fasi che si compongono all'interno di questo schema e si parte ovviamente da una fotografia iniziale, understand, quindi io capisco che cosa voglio studiare e cerco di capire come riuscire a dove sono le innovazioni all'interno di quella cosa che sto scoprendo, dopodiché devo trovare il modo di migliorare quello che sto già realizzando come understand, come fotografia, quindi cerco di fare una specie di movie, di film e quindi capire come innestare nuove innovazioni consente di migliorare il prodotto stesso. A quel punto devo confrontarmi con il mercato e quindi analizzare i concorrenti e capire come i concorrenti sul mercato riescono a realizzare prodotti simili e quanto simili, come io mi riesco a differenziare rispetto a questi, quindi faccio un elenco di possibili innovazioni da dover sviluppare. A quel punto genero una lista possibilmente con priorità differenti di queste innovazioni e cerco di sviluppare soprattutto quelle che ad alta potenzialità rispetto a quelle che ho individuato e solo a quel punto animo la creatività di quelle innovazioni, quindi non faccio una creatività generale, non dico adesso mi invento un'altra cosa, no,
all'interno dello schema che in qualche maniera ho sviluppato, cerco di individuare quelle innovazioni che mi consentono e quegli atti creativi che mi consentono di migliorare il prodotto per cercare di renderlo più soddisfacente al mercato. E questo è il mio obiettivo, cercando ovviamente di spiazzare possibilmente la concorrenza e avere un campo un po' più libero rispetto a quello che in qualche maniera avevo inizialmente con la prima fotografia. A quel punto faccio uno sviluppo di un business plan, una volta che ho capito quali saranno i costi, come saranno i ricavi e così via, quindi devo fare un business plan. A quel punto faccio un design del prodotto stesso. Quando faccio un design non significa che faccio il prodotto, mi invento come deve essere fatto il prodotto e magari realizzo un video per far capire alla gente quale potrebbe essere il prossimo prodotto e cerco di far capire alla gente che se questo è il prossimo prodotto voi sareste interessati a comprarlo, e questo è già un modo per in qualche modo confrontarsi con il mercato, e quindi faccio un test di questo prodotto sul mercato. A quel punto faccio l'implementazione del prodotto e quindi faccio produzione del prodotto e quindi lo lancio. Se vedete, questo è esattamente lo schema che tutte quante le aziende di innovazione usano per generare nuovi prodotti. Quando uno qualsiasi, Elon Musk, ha inventato la Tesla, i primi prodotti erano molto cari e andavano su un target di mercato molto alto, solo macchine da 100.000, 150.000 dollari, no? E per carità, il mercato era molto interessante, perché poi alla fine di persone che possono comprare macchine di quel tipo ce ne sono molte, però è chiaro che poi a un certo momento lui si posa il problema, diceva, ma come faccio ad abbassare il prodotto ad un livello di prezzo più basso in maniera da rendere il prodotto Tesla una mobile elettrica, adesso sostanzialmente una batteria con le ruote, quindi insomma è una roba molto molto stupida da un punto di vista di innovazione. Poi in realtà dentro ci stanno una quantità enorme di innovazioni. Insomma, alla fine lui ha, se vi ricordate, certamente ha annunciato il modello 3 della Tesla, che è un modello che invece di valere 100-150 mila dollari lo compri a 30 mila dollari, ma 35 mila euro, perché purtroppo in Europa queste cose costano di più. E quindi è un prodotto completamente diverso, perché sì, diciamo, il prodotto magari è sempre lo stesso, sempre una batteria con le ruote, ma si rivolge a un mercato completamente diverso, fatto di persone che sono in grado di comprare un prodotto da 30.000 euro. Allora a quel punto la fascia di pubblico è molto più ampia. E lui si è trovato in enorme difficoltà, perché ha avuto un'esplosione di prenotazioni, con una fabbrica che era in Arizona, che produceva 50.000 Tesla all'anno, modello S, si è trovato con 500.000 prenotazioni di modello 3, che non avrebbe potuto realizzare mai, perché non è che uno prenota una macchina per prenderla 10 anni dopo, insomma, non ha molto senso. E quindi ha dovuto cambiare il modello di business, ha dovuto cambiare completamente la tecnologia produttiva, ha fatto delle fabbriche automatiche completamente automatizzate a Berlino e a Shanghai, completamente automatizzate. Entra il modello CAD dell'automobile e esce l'automobile senza una persona dentro, e quindi è chiaro che a quel punto il costo di produzione si abbassa moltissimo, il livello di qualità è standardizzato per tutti, e a quel punto il prezzo può essere ritenuto possibile. Tutto questo lo ha fatto utilizzando, come dire, un sistema di gestione dell'innovazione che ha consentito di fare delle fabbriche automatiche, senza le quali non sarebbe stato possibile fare un tipo di offerta del genere. E oggi, se andate a comprare una modello 3, ve la danno pronta consegna, quindi significa che le fabbriche sono piene di prodotti Tesla pronta consegna. È un bel successo, insomma. Infatti, non a caso questo signore è il più ricco del mondo in questo momento, ha sorpassato anche Bezos come ricchezza, quindi insomma non è proprio uno qualsiasi.
che cos'è un modello di business, perché questo in realtà bisogna un po' dirlo. Un modello di business è un modello che consente quindi, diciamo, di individuare delle soluzioni strategiche, organizzative, operative, attraverso le quali l'impresa acquisisce il vantaggio competitivo sul mercato. E quindi devo trovare il modo di mettere insieme le varie variabili. Quali sono queste variabili? Perché questo mi sembra più importante. Questo è quello che si chiama Business Model Canvas, è fatto da una scatola o un foglio di carta con 9 caselle all'interno. Queste 9 caselle è un modello proposto da questo Alexander Osterwalder, che è un professore dell'università svizzera, ed è applicato in milioni di casi ormai, quindi diciamo c'è un'esperienza enorme, straordinaria su questo Business Model Canvas. Da una parte, al centro c'è la value proposition, cioè che cosa io voglio fare, va bene? Quindi quello che appunto è la proposizione di valore che io voglio portare al mercato. Dalla parte destra vedete ci sono i customers, quindi i clienti, e come li raggiungo. Li raggiungo direttamente attraverso dei canali e anche attraverso una customer relationship, cioè una continua relazione con i clienti. E quindi qui sulla bottom line incomincio a dire, va bene, ma quali sono i ricavi che io mi posso aspettare da questa value proposition e questi clienti, e incomincio a fare dei numeri. Dall'altra parte ci sono i costi, che sono rappresentati da delle attività principali, delle risorse principali e dei partner. Certo, io non mi metto a fare tutte le componenti di un prodotto da solo, dovrò utilizzare dei partner, dei fornitori. Non so, per esempio Tesla utilizza Panasonic per fare le batterie, mica le fa da sola, non avrebbe possibilità di farle da sola, serve un produttore di batterie di grande dimensione che è capace di fare quelle batterie e che ti consenta di realizzarle attraverso dei livelli di servizio, dei livelli di produttività che consentono di alimentare la fabbrica Tesla. E quindi diciamo questi key partner sono, se dovessero mancare, manca il prodotto, quindi diciamo sono partner fondamentali per realizzare il prodotto stesso. Ebbene, chiaro che alla fine avrò ricavi da una parte, costi dall'altra, e la cosa funziona se ovviamente i ricavi sono maggiori dei costi, almeno in prospettiva, quindi non è necessariamente detto all'inizio, perché all'inizio sicuramente non sarà così, perché sicuramente all'inizio ci saranno tante attività di ricerca e sviluppo che non possono essere fatte all'inizio, in fase perché il prodotto ancora non c'è, e quindi devi gradualmente arrivare al prodotto finale. Quindi è un'avventura relativamente lunga che in qualche maniera consente poi di arrivare a un prodotto finale. Io vorrei farvi a questo punto un caso concreto che mi riguarda personalmente e che, come dire, ha riguardato gli ultimi 5 anni della mia vita, per cui insomma non è poca cosa, almeno per me insomma. Si chiama Glass to Power. Glass to Power è un'azienda che, come dice il nome, si occupa di vetro che produce energia. Sono vetrate fotovoltaiche trasparenti e sono state inventate da 2 professori dell'Università di Milano Bicocca, di cui io per puro caso vidi un brevetto e una pubblicazione. Faccio questo di mestiere, per cui lo faccio continuamente, scouting di tecnologie innovative, e poi scelgo quelle che mi sembra essere quelle più efficaci. E quindi alla fine sono andato a trovare questi professori, abbiamo studiato il brevetto. Vedete, si tratta di fogli di plexiglass come questo, dove vengono disperse delle nanoparticelle inventate da questi professori, che consentono di
riemettere i fotoni assorbiti e mandarli sul bordo del foglio di plexiglass. Su questo bordo del foglio di plexiglass ci metto delle piccole celle fotovoltaiche e converto a quel punto il fotone in electron volt e produco energia. Quindi in realtà io vedo un foglio di plexiglass trasparente, però in realtà sul bordo acquisisco energia, però non si capisce come, perché in realtà sul bordo c'è già la struttura della finestra e quindi le celle fotovoltaiche non si vedono. Okay? Quindi diciamo ci sono stati dei patent anche piuttosto importanti in tutto il mondo. Questo è stato il momento dell'atto costitutivo, il 28 settembre del 2016, all'Università di Milano Bicocca costituimmo questa società. Vedete qui c'è una persona che forse conoscete, ma non so se... Ecco qua, questa è la freccia, la vedete? Sì. Questa qui è Cristina Messa, che era all'epoca rettore dell'Università di Milano Bicocca, oggi ministro. I due professori sono questi due qui. Vediamo se riesco a riprendere la freccia, eccoli qua, Brovelli, no, questo si chiama Meinardi e questo si chiama Brovelli, vabbè io stavo qui, e poi c'erano un certo numero di altri soci, tra cui, guardate caso, mio fratello Lucio che stava qua, questo qui è un certo signore che si chiama Federico De Nora, che è stato uno dei principali soci della società. La società è stata costituita con 300.000 euro di capitale iniziale, quindi diceva, 300.000 euro, tanta roba. Ecco, non è bastato per niente, perché in realtà per fare attività di ricerca e sviluppo seria serve molto di più che 300.000 euro, e quindi abbiamo fatto tutto un insieme di attività di ricerca e sviluppo, prima in Milano Bicocca e poi a Rovereto, dove abbiamo acquisito un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla provincia di Trento per 1,5 milioni di euro, e abbiamo fatto aumenti di capitale via via nel tempo per cercare di sostenere la ricerca e sviluppo. E questo è un primo prototipo realizzato in Milano Bicocca, in realtà che fa vedere appunto una vetrata piccola, fotovoltaica trasparente, funzionante, e già questo lo ottenemmo nel 2018, però la certificazione è arrivata molto dopo. Questo qui è il principio fisico con cui funzionano, quindi queste nanoparticelle che in qualche maniera assorbono la luce visibile e la riemettono nell'infrarosso e la mandano sui bordi per effetto della riflessione totale. A quel punto il foglio di plexiglass è anche un buon isolante termico, per cui c'è anche l'effetto dell'isolamento termico al di là dell'effetto fotovoltaico, e questo tutto sommato genera un prodotto estremamente efficiente. Di fianco vedete la macchina che ci è servita, che è stata costruita da noi per realizzare le nanoparticelle in quantità industriale. Le nanoparticelle sono degli oggetti piccolissimi, di qualche atomo, diciamo qualche decina di atomi in tutto, che si combinano fra di loro e hanno delle caratteristiche differenti dall'atomo singolo o dalla materia compatta, e consentono di avere questo tipo di caratteristiche che dicevo prima. Normalmente si usano in quantità minuscole, per esempio nei cosmetici si usano le nanoparticelle per rendere più brillanti, non so, le unghie delle donne piuttosto che le sopracciglia o cose del genere, nelle vernici si possono usare per fare degli altri tipi di effetti, ma si usano per milligrammi. Noi invece ne avevamo bisogno di grammi per metro quadro, e quindi a quel punto bisognava produrre tante nanoparticelle. Questa macchina è in grado di produrre 200 grammi al giorno ed è la più grande fabbrica di nanoparticelle esistente in Europa, che è una cosa che tutto sommato non ci aspettavamo, e quindi siamo diventati gradualmente esperti nella produzione di nanoparticelle, mentre in realtà noi volevamo realizzare vetrate fotovoltaiche trasparenti come questa, per esempio. Questa qui è una vetrata che, come vedete, è sì trasparente, ma è ambrata, nel senso che ovviamente un po' di fotoni io li devo prendere, perché se non li prendo e passano tutti,
e io come faccio a catturare l'energia dei fotoni? Quindi inevitabilmente un po' scure sono, e vedete qui è a Rovereto dove c'era la neve in realtà in quel giorno, e questa è la tipica vetrata che noi stiamo realizzando. Nel 2021 abbiamo fatto un ultimo aumento di capitale che ha dato luogo allo sbarco in borsa ad Euronext Parigi della società a febbraio di quest'anno, quindi nel giro di 5 anni abbiamo fatto una evoluzione finanziaria formidabile, partendo da un SRL di 300.000 euro di capitale, siamo arrivati a una valutazione di 30 milioni di euro, un SPA quotata in borsa ad Euronext Parigi, e quindi siamo ormai verso lo sviluppo finale della società verso il mercato, abbiamo incominciato ad avere i primi clienti con tutte le difficoltà del caso, ovviamente, perché soprattutto quando hai i primi clienti incominci a capire ma forse il prodotto doveva essere anche così, anche colì, e quindi devi modificare il prodotto stesso per arrivare ad avere un prodotto finale interessante per il mercato. E nel frattempo, come facevo vedere prima all'interno di quello schema di come si sviluppano le idee, sono nate altre idee basate, guarda caso, sulle nanoparticelle, quindi quelli che si chiamano quantum dot, e abbiamo immaginato la costituzione di una nuova società che si chiama QD4App, che è Quantum Dot for Application, e abbiamo presentato una nuova proposta, guarda caso, di nuovo alla provincia di Trento, per produrre delle nanoparticelle con lo stesso tipo di tecnologia che abbiamo già, che servono per catalizzare l'idrogeno. Come sapete, l'idrogeno è uno degli elementi, oggi tutti quanti parlano di idrogeno, perché l'idrogeno può essere un sistema di accumulo di energia estremamente efficiente, e l'idrogeno però è esplosivo con tutto quello che poi comporta, però inserendosi all'interno della catena dell'idrogeno si possono fare delle innovazioni formidabili all'interno di questo tipo di processo, per cui come vedete il ciclo già sta ruotando di nuovo e sta magari arrivando a nuovi prototipi, nuove attività di ricerca e sviluppo, nuovi prototipi e così via, per cercare di arrivare verso altro tipo di prodotti su altro tipo di mercati. E questo è il tipico processo che si ha quando si fa una continua innovazione. Questo è un po' tutto. Ecco, l'unico dispiacere che vi dico è che, diciamo, da 2 settimane non sono più amministratore delegato di questa società, nel senso che mi sono dimesso il 13 di aprile scorso, perché comunque la società deve andare avanti e c'è bisogno di altro management per fare le cose, ma va bene così, insomma, il futuro è fatto anche di tante altre cose, per me stesso e per altri, no? Per cui va bene così. Questo è tutto, questa è la mia società. Ovviamente sono qui, se volete fare domande di qualsiasi tipo, sono a vostra disposizione. Sì. Questa sera sono a casa molto, sono a casa sconcertato. Perché sempre pensavo che non faccia vivere, e invece no, per arrivare all'innovazione è molto più complesso, cioè spiegare a tutti gli iniziati, per ci spiegare quanto complesso e rischioso è il percorso per arrivare all'idea, all'innovazione che ha poi il futuro sul mercato e beneficia, di cui possiamo tutti beneficiare. Possibilmente un'innovazione che sia anche sostenibile economicamente, ma anche ambientalmente e anche socialmente. Sapete, le innovazioni, innovazione è una parola un po' strana, si chiamano innovazioni disruptive, quelle che in qualche maniera sono sì dirompenti, ma anche distruttive.
ci sono delle innovazioni che uno dice sì, molto bello, ma tutto quello che c'era prima lo cancello completamente e faccio qualcosa di nuovo. Ma ci sono casi eclatanti, insomma, no? Senza i quali oggi probabilmente vivremmo male, ma insomma la Kodak è fallita perché non ha capito che il digitale nella fotografia soppiantava completamente la pellicola fotografica. E Kodak è fallita, era un'azienda che aveva 140 anni di vita, centinaia di migliaia di lavoratori in tutto il mondo, ed è fallita di schianto perché non ha compreso l'innovazione, ma così come, fatemi dire, la guida autonoma delle automobili manderebbe a casa centinaia di migliaia, milioni di tassisti, di camionisti, sì certo. Poi le macchine vanno da sole, ma io a questi camionisti e ai tassisti che ci faccio fare poi dopo? Cioè, voi pensate che c'è sempre qualche altra cosa da fargli fare? Forse no, perché mica tutti quanti sono in grado di dire, beh, ma io adesso mi rimetto in gioco e faccio qualche altra cosa. Spesso non si è più in grado di farlo, per cui non tutte le innovazioni sono disruptive, nel senso di dirompenti. Spesso sono anche distruttive e quindi su questo stare attento, insomma, ecco, io cerco per quanto possibile di occuparmi di innovazioni che non siano distruttive, ma sostenibili, sì, certo. Prego, Pino. Questo potrebbe essere un freno alla innovazione, il fatto di mediare sempre la possibilità sul caso. Assolutamente sì, è un freno. Ed è un motivo etico con il quale inevitabilmente tutti quanti noi ci dobbiamo confrontare. Se noi portassimo al limite questo tipo di ragionamento, ma lo sto portando proprio al limite, noi esseri umani, in realtà siamo inutili, perché tra un po' potremmo essere completamente sostituiti da macchine pensanti, macchine che creano e che procreano, per cui sono esseri viventi, e qua a quel punto però sono fatti di silicio, non di carbonio, per cui sono loro i nuovi padroni, noi a quel punto non esisteremmo più. Se noi portiamo al limite questo ragionamento, l'innovazione distrugge tutto. Ma va bene. No, voglio dire, però questo dipende poi dai cambi, cioè sempre che in un momento l'innovazione ha sempre un valore superiore, per esempio avere la guida automatica, perché al momento chiaramente l'innovazione a noi ci fa unire molto quello che può essere la salute. Certo, anche lì c'è il controvalore, nel senso che chiaramente poi diventiamo 12 miliardi di persone. No, aspetta, io non ho detto. Tu pensi che in prospettiva, ti faccio un esempio, ci sono macchine, cioè come questi computer o meno sofisticati che guardano tutti i quadri di Van Gogh, va bene? E ne fanno l'ennesimo quadro di Van Gogh che Van Gogh non ha mai fatto, ma che avrebbe fatto se fosse ancora vivo. Ci sono delle macchine che sono in grado di leggere tutte le leggi e tutte le sentenze e dichiarare se quel signore è colpevole o innocente. In questi termini gli avvocati non ci sono più, i pittori non ci sono più, i medici non ci sono più, perché tutti quanti i medici potrebbero essere tranquillamente sostituiti da una macchina che fa al posto del medico molto meglio del medico, ma molto più precisamente del medico. Quindi se ne portiamo all'espressione massima, cioè all'eccesso, questo tipo di ragionamento, noi non esistiamo più. Anche la medicina di fatto non esisterebbe più. Quindi forse esistiamo meglio, nel senso che non voglio entrare in un discorso filosofico e sociale, però il progresso culturale e sociale si misura anche con le ore che uno è costretto a lavorare. Se dovessimo immaginare un mondo più giusto, migliore, sarebbe bellissimo pensare a un mondo in cui non abbiamo tempo per dedicarci ad altre cose piuttosto che lavorare. No, ma non c'è dubbio. Il lavoro è anche pesante, non è il lavoro. Il lavoro negli ultimi 200 anni. Io personalmente credo nell'uomo, nel progresso, quindi non pongo limiti, però questa è una considerazione di carattere personale.
Però considera che nel momento in cui noi negli ultimi 200 anni abbiamo assistito ad una decrescita del lavoro pro capite in maniera evidentissima, no? 200 anni fa c'erano persone che lavoravano 15, 16, 20 ore al giorno per cercare di portare avanti la famiglia, no? Oggi si lavora 8 ore, ma spesso anche meno, e si riesce in qualche modo gradualmente si lavora sempre meno, e molte, voglio dire, chi lavora? Lavorano in realtà oggi un terzo, non meno di metà della popolazione del mondo, gli altri sono in realtà mangiano perché qualcun altro sta lavorando. Questo è un po' quello che sta succedendo, quindi in realtà gradualmente si va verso una società del non lavoro. Quando non lavoreremo più nessuno, significa che lavorano le macchine al nostro posto, significa che noi avremo molto tempo per fare qualche altra cosa, e a quel punto non saremo più utili. Se non saremo più utili, non esisteremo più, non c'è niente da fare. Va bene, prego. Di applicazione, per esempio, uno degli esempi tipici che si fa sono gli aerei, quelli da portaerei, con le ali mobili, no? Per cui quando gli aerei sono sulla pista della portaerei, sono con le ali messe chiuse, e poi si aprono nel frattempo che l'aereo decolla, no? Inizialmente non si capiva come riuscire a stoccare questi aerei all'interno delle portaerei, invece in questa maniera si è riusciti, ma ce ne sono migliaia di esempi di questo tipo. Una quantità enorme di soprattutto in termini meccanici, di meccanica, ci sono una quantità enorme di applicazioni di questo tipo di sistema, veramente favoloso da questo punto di vista. Basta studiare, è uno studio che va fatto, quindi ci sono diversi libri, ce n'è un libro in italiano che si trova anche su internet, gratuito, molto buono, dove è possibile incominciare a impratichirsi di questo tipo di esempi, veramente favoloso. Saprei dire, però insomma il fatto che sia nato in Russia oggi è utilizzato in tutto il mondo e quindi proprio non ha più confine, sinceramente. Va bene. Non mi pare. Sono altre domande o no? Non credo. Prego, Sergio. Nella pratica delle idee, no? Ci siamo entrati, ci passi ancora per avere una nuova idea, ma nell'evoluzione dell'uomo l'idea ha potuto essere una teoria da uomo. Se fatti non la risolvi, la missione è quella di essere in realtà non fa per avere una nuova idea, ma proprio per la missione. Allora, quando noi dobbiamo essere in grado di dire che tutto vero, c'è una regola, che io sono in tempo delle macchine, che possono fare tutto per me, ma quando io potrò aggiustare la macchina che non si saprà aggiustare la macchina. Allora, tu hai ragione. Sì, quindi sono... Cioè... Ora, la sperimentazione animale sta andando scemando, perché molti animali ci dicono, ci sono computer, ci sono programmi, ci sono simulare, però non siamo come torna, siamo altri fatti, non saprei dirti, però il problema vero è che noi siamo
un genere umano non come dire, coeso fra di noi, no? Per cui non è che siamo tutte le nostre menti sono unite all'interno di un Gaia, che in qualche maniera rappresenta come dire, il cervello unito di tutti noi. Per cui non è che noi sappiamo, mentre c'è qualcuno che magari vuole andare avanti, ti faccio un esempio semplice, scusami, l'esempio più semplice proprio viene da voi stessi, la pecora Dolly. Okay, quindi la pecora Dolly 20 anni fa, 25 anni fa fu creata una pecora esattamente uguale al suo clone e questa è vissuta per un po' di tempo, poi ha anche generato dei figli, poi certamente è morta, pazienza. Così come la pecora sono stati poi generati sempre per clonazione cani, gatti, scimmie, di tutto di più. È stato creato l'uomo? No. Per motivi etici, io presumo, c'è un film bellissimo che si chiama The Island, che parla di questo, insomma, no? Se c'è un film che parla di questo, stai sicuro che prima o poi accadrà, nel senso che non c'è cosa nei film di fantascienza che non è accaduto, o che non accadrà, perché in qualche maniera la testa dell'uomo va più avanti rispetto a quello che... Allora, io credo che prima o poi questa cosa accadrà. E perché accadrà? Perché mica siamo tutti uniti e quindi su 8 miliardi di persone vuoi vedere che non ci saranno 30 persone che vogliono creare l'uomo clonato contro gli altri 7 miliardi, 900 milioni e così via, che in qualche maniera non lo vogliono e alla fine creano una nuova etica e alla fine genereranno quello che tutti quanti noi non vogliamo, ma loro lo vogliono. Quindi, insomma, non è detto che le cose vadano esattamente. Noi non siamo un genere umano coeso e quindi ognuno di noi ha una propria realtà da sviluppare e ognuno pensa al proprio interesse personale prima dell'interesse collettivo e alla fine vedrai che queste cose accadranno comunque, purtroppo, no? L'innovazione va avanti inevitabilmente, non è possibile fermarla, è unstoppable, una volta che tu l'hai iniziata non finisce più. Non è possibile fermarla e questo è un problema perché in realtà può andare contro noi stessi. Infatti si ferma solamente se non soddisfa i bisogni dell'uomo. Esattamente. Fino a che soddisfa, non tutti, ma una parte. Esattamente, anche una parte piccolissima. È il mercato, dove il mercato siamo noi che decidiamo le sorti dell'idea e dell'innovazione. Esatto. Fermarla nel processo è impossibile, è giusto, è ingiusto soprattutto. Nonostante i problemi etici che potrebbero esserci. Nonostante i problemi etici, ma siamo noi che decidiamo dando la risposta all'innovazione. Se non è sostenibile si ferma da solo, se è sostenibile c'è un motivo. Risponde alle nostre esigenze, giuste o sbagliate. Prego. Come dicevo, noi non ci saremo. Arrivederci.